Controordine compagni, anche se non siete compagni io non lo sono, siamo tornati e soprattutto sono felice di essere questa sera con un grande magistrato, il dottor Nicola Gratteri, uno dei magistrati dei quali dobbiamo essere orgogliosi in questo paese, e con un grande scrittore, un grande amico, Antonio Nicaso, che io ho conosciuto nel lontano 1993, quando durante l'inchiesta di Mani Pulite vado a Toronto al seguito di Di Pietro per una rogatoria, incontro Antonio che lavorava al Corriere Canadese e non parlava ancora inglese. Adesso insegna in un'università americana. Pensate al mondo, e ha scritto, ha appena finito di scrivere due serie per Netflix che si occupano sempre di criminalità organizzata. Sono due italiani di cui dobbiamo davvero essere orgogliosi. Io cercherò di condurre un'intervista e incominceremo a parlare di mafia e politica, perché io ho sempre pensato che la mafia è mafia se ha rapporti con la politica e le istituzioni, altrimenti finisce per essere solo gangsterismo. E a questo proposito, dottor Gratteri, Paolo Borsellino diceva: mafia e politica sono due poteri che governano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Si stanno facendo la guerra, mafia e politica. Ma rispetto a quando Borsellino ha detto questa frase, siamo andati oltre. Sempre più spesso vediamo nello stesso centro di potere o nella stessa persona il mafioso e il politico. Quindi siamo andati oltre la separazione mafia e politica. Noi abbiamo cercato, in quest'ultima ricerca che abbiamo fatto con il professor Nicaso, di capire perché nel Settecento, nell'Ottocento, in Europa i ladri di polli poi sono rimasti ladri di polli e perché in Italia sono diventate mafie. E questa risposta ce la siamo dati incominciando a fare una ricerca nell'isola di Favignana, dove c'è un carcere dove venivano reclusi i detenuti politici durante il regime borbonico, quindi prima dell'Unità d'Italia. E abbiamo visto che lì c'erano dei criminali calabresi, campani e siciliani che hanno incominciato a mutuare la comunicazione, il linguaggio dei detenuti politici, e cercando di darsi un'aureola di nobiltà, di linguaggio, di comportamento. E poi abbiamo visto un crescendo e abbiamo trovato diversi episodi di come l'aristocrazia, la borghesia, la classe dirigente ha usato la picciotteria, quindi ancora prima di parlare di mafie, ha usato la picciotteria per farsi la guerra politica. Per fare politica. La picciotteria era la struttura embrionale dell''ndrangheta, cioè soggetti che avevano precedenti per abigeato, cioè furto di animali, guardianie, truffe. E sapete che succede? Che nell'elezione del 1891, elezione comunale a Reggio Calabria, c'erano due liste, una era appoggiata dai Borbone e della Chiesa, un'altra era appoggiata dalla classe dagli aristocratici, dai latifondisti. I latifondisti e gli aristocratici assoldano un picciotto, tale Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano, che comandano mezza Reggio Calabria e un quarto di Milano. E questo vi fa capire, e questo è un esempio, ma ce ne sono 50 esempi che abbiamo trovato col professor Nicaso, questo vi fa capire come la classe dirigente, l'aristocrazia, ha sempre cercato e abbracciato la criminalità organizzata e poi le mafie. Cioè la legittimazione delle mafie, prima che il popolo, prima che la gente, gliel'ha data la classe dirigente. Antonio, tu sei andato in Canada, terra di grande migrazione, tanti italiani. Ci siamo portati dietro anche la criminalità organizzata. Quali sono i rapporti tra le classi dirigenti canadesi e la nostra criminalità organizzata? Sono assimilabili a quelle che vediamo in Italia?
Sì, intanto bisogna dire che l'Ndrangheta è un sistema criminale che è strutturato sulla coesione dei legami interni e sulla forza delle relazioni esterne. Un altro aspetto di cui dobbiamo tenere conto è che l'Ndrangheta può essere contro le leggi dello Stato, ma non è contro le leggi del mercato. Ecco, se noi teniamo in considerazione questi due aspetti e spaziamo via tutte le interpretazioni culturaliste che tendono a valorizzare la mentalità del territorio ci soffermiamo sull'aspetto organizzativo e relazionale, l'Ndrangheta è forte perché riesce a riprodurre lo stesso modello organizzativo anche lontano dai territori di origine. E quindi il Canada è diventato una sorta di roccaforte già dal 1911, perché è riuscita ad andare oltre la violenza, oltre le attività predatorie, e quindi anche in Canada ha stretto rapporti con politici, con costruttori. La commissione Charbonneau ha dimostrato che la criminalità organizzata di stampo mafioso riusciva ad avere una percentuale su ogni appalto pubblico, e la stessa cosa ha fatto in Australia, ha fatto in America, ha fatto dappertutto, perché l'Ndrangheta è una e una sola ed è un modello. Però la politica canadese reagisce come la politica italiana rispetto all'Ndrangheta o in maniera diversa? Peggio, nel senso che in Canada è molto più facile riciclare denaro. Se si riesce a capire che certi politici considerano e prendono in considerazione le mafie solo quando sparano, le mafie si adeguano, evitano la violenza e cercano di investire denaro. Per esempio in Canada alcuni professionisti, gli avvocati e i pubblici notai, non hanno l'obbligo di denunciare le operazioni sospette, e come tu sai benissimo, perché sei stato uno dei primi a raccontarlo in Italia questo aspetto del riciclaggio, ricordo una tua intervista con la vedova di Calvi. Ecco, ci sono delle società di comodo, e quindi le cosiddette shell companies, che possono acquistare beni immobiliari senza riferire il reale beneficiario dell'investimento. E quindi, come puoi benissimo capire, il Canada, come tante altre realtà, è una terra dove chi investe, chi ricicla, non crea allarme sociale e quindi conferma quella legge di Gresham secondo cui la moneta cattiva scaccia quella buona. Dottor Gratteri, in una sua intervista lei diceva che in Calabria, secondo lei, l'Ndrangheta è in grado di spostare il 30% dei voti. Come avviene tutto questo? E poi soprattutto, l'Ndrangheta o le organizzazioni criminali fanno delle scelte anche di tipo ideologico? Cioè, sono di destra o di sinistra? Ma l'Ndrangheta, le mafie in genere non hanno ideologie, sono dove c'è potere e dove c'è denaro. Infatti ogni volta si spostano, migrano e puntano sul cavallo vincente. Comunque chi vince in Calabria vince sempre per il 70% o 75%, perché fiutano il cambiamento delle tendenze. Se sbagliano cavallo, poi durante il tempo cercano di recuperare questo gap, però raramente sbagliano di puntare cavallo. Anzi, ci è capitato in alcune indagini dove addirittura l'Ndrangheta sceglie anche i candidati a sindaco, cioè non solo vota i candidati, ma quando si tratta di scegliere dice no, ti presenti tu e tu no. Una cosa, tanti anni fa quando si parlava di Cosa Nostra in Sicilia, prima della morte di Falcone e Borsellino, ci furono grandi polemiche, come si ricorderà, anche lei era molto giovane allora, sul cosiddetto terzo livello di Cosa Nostra. A un certo punto Falcone diceva che per quanto riguardava Cosa Nostra non esisteva un terzo livello, ma esisteva un rapportarsi fra mafia, fra Cosa Nostra e politica. Io leggo invece nelle vostre inchieste e per dichiarazioni di collaboratori di giustizia che esiste un'altra Ndrangheta o un'altra organizzazione che viene chiamata La Santa, dove siedono sia politici, massoni, ma non solo. Sì. Qual è
Può essere considerato il terzo livello questo? Ma la santa è la prima dote della società maggiore e la santa ha codificato, ha regolamentato la possibilità di avere la doppia filiazione, cioè un andranghetista può far parte dell'andrangheta e della massona deviata. Chiamiamola deviata per comodità, così nessuno ci può denunciare. Così nessuno si offende. E allora in questo modo... Un inciso, una volta intervistai Licio Gelli prima che morisse e a un certo punto parlando di massoneria mi disse e poi ci sono le logge calabresi che sono tutta mafia, parola di Licio Gelli. E allora, ma non solo, non è solo in Calabria, non ci sono solo in Calabria logge. E allora la possibilità quindi di entrare a far parte della santa, infatti inizialmente potevano entrare solo 33 santisti, doveva morire uno di 33 perché un altro andranghetista entrasse nella santa, poi c'è stata grande pressione, grande richiesta di entrare nella santa, infatti sono state create altre sovrastrutture come il Vangelo, il quartino, il tre quartini, il medaglione, cioè immaginate un cono capovolto dei cerchi concentrici, sempre più elite, sempre più segreti ristretti tra poche persone. E allora entrare a far parte di una loggia massonica deviata, cosa vuol dire? Sedersi attorno al tavolo del comando, entrare nella stanza dei bottoni, decidere non chi deve vincere l'appalto, ma se l'opera deve essere costruita o meno, decidere ad esempio il concorso di primario, decidere pezzi della sanità, decidere la gestione della vita politica, amministrativa e quindi anche il destino dei cittadini. Lei ha mai avuto il sospetto che alcune leggi siano state approvate o spinte attraverso questi canali per interessi della criminalità organizzata? Anche perché io ricordo che nella passata legislatura abbiamo avuto un parlamentare che è stato arrestato, credo che sia forse ancora in carcere, proprio perché è accusato di far parte dell'organizzazione ai massimi livelli. Ma io stiamo parlando a livello di così di sensazione, più che l'idea che scientificamente si possono fare delle leggi per favorire, si possono invece cercare di annacquare, di rendere meno efficienti, meno efficaci le norme, perché c'è sempre, quando si parla di mediazione, bisogna mediare. Mediare vuol dire sempre andare al ribasso, vuol dire sempre aggiustare, vuol dire sempre fare una politica di pannicelli caldi, cioè non si pensa ad una rivoluzione, cioè noi continuiamo ancora oggi, mentre noi siamo qui a parlare, stiamo vedendo poca cosa, non stiamo assistendo ad una rivoluzione nel rispetto della Costituzione, cioè noi con gli strumenti, con i mezzi che abbiamo, diamo tutto noi stessi, siamo pronti, ci mancherebbe altro, però vorremmo, ci aspetteremmo, ci saremmo aspettati che il potere politico, il legislatore un giorno, una mattina decidesse di mettersi sul serio a fare leggi contro le mafie, a cambiare il sistema penale, processuale, detentivo nel rispetto della Costituzione e fare tali e tante di quelle riforme nel rispetto della Costituzione fino a quando diventi non conveniente delinquere. È inutile stare a giocare sulle parole, perdere settimane per discutere di cose marginali rispetto a quelli che sono ai bisogni, alle necessità del contrasto alle mafie. Non avremo bisogno veramente di una cura da febbre da cavallo per pensare di poter, non dico sconfiggere la mafia, ma abbatterle dell'80% potremmo nell'arco entro i prossimi 10 anni. Ma per fare questo ci vuole intanto grande competenza, conoscenza, poi ci vuole volontà, libertà,
coraggio, e il coraggio non si vende al supermercato, perché quando ci si mette sul serio a fare riforme che inchiodano i centri di potere, tremano i polsi a toccare il sistema. Anche pensate oggi al sistema carcerario a maglie larghe, è un colabrodo. Quanto è facile uscire dal carcere. Chiunque entra nel carcere sa quando entra, ma nessuno sa quando uscirà. Tali e tanti sono i benefici. E chi è che gode dei benefici? I detenuti modello. E chi sono i detenuti modello? I detenuti modello sono i capi mafia. Un capo mafia passa la polizia, passa uno della polizia penitenziaria nel corridoio. Buongiorno comandante. Poi deve dare uno schiaffo al comandante, prende un extracomunitario, gli regala un paio di scarpe da tennis, un paio di jeans, uno swatch e quelli dia lo schiaffo. L'extracomunitario starà in carcere fino all'ultimo dei soggiorni. Il mafioso avrà una pagina da libro cuore. E allora, se non abbiamo il coraggio di andare in profondità, di fare tutte queste modifiche contemporaneamente, perché guardate, non c'è una ricetta contro la mafia. Lei quali leggi cambierebbe per contrastare la mafia? No, non esiste una legge contro le mafie. Esiste la necessità e quindi la possibilità di modificare il codice di procedura penale. Cioè, se tu modifichi il codice di procedura penale, il codice serve per tutto, anche per i cosiddetti reati bagatellari, che a noi pare non interessano, invece interessano. Perché se io risolvo il problema di un cancello abusivo, io l'anno prossimo ho risolto un omicidio su quel cancello. Perché alla fine i due confinanti si spareranno. E allora tutti parlano di informatizzazione, di 2.0, 3, 4, 5, eccetera, ma ancora siamo a penne e calamaio noi. Il governo precedente, di una riforma che io ho fatto di oltre 200 articoli, non ho fatto una relazione sulla mafia, non ho articolato sulla mafia, in un articolato di riforma al codice penale, procedura penale e ordinamento penitenziario. Articolato di legge, sapete cosa vuol dire? Che se lo si condivide, lo si porta in Parlamento e lo si approva. D'accordo? Non l'hanno fatto. Fortuna che io l'ho fatto gratis, che ci siamo pagati pure i biglietti aerei e ci siamo pagati pure il... Ma lei ha provato a riproporlo all'attuale Ministro di Grazia e Giustizia? Già ce l'ha. Questo mio lavoro non è il quarto segreto di Fatima. Tutti ce l'hanno. Tutti ce l'hanno. E allora... No, ma vi dico... Allora, vi dico una cosa, io il governo precedente però aveva approvato un solo articolo di quelli che ho scritto io, il processo a distanza, cioè il detenuto sta atto al mezzo e a qualsiasi titolo deve essere sentito a Catania come indagato, imputato, testimone, reato connesso, anche se si deve separare con la moglie. Lui sta atto al mezzo e la moglie sta a Catania, quindi a parte il pericolo di fuga. A parte il pericolo che quando sono in aula, e mentre i giudici sono in camera di consiglio, l'avvocato e il pubblico ministero vanno al bar a prendersi il caffè, qui stanno da soli in aula e mandano messaggi di morte all'esterno. A parte questo giochino che l'avremmo chiuso, il risparmio sarebbe stato di 70 milioni di euro l'anno. Perché voi pensate che su 44.000 uomini della polizia penitenziaria, 10.000 di queste ogni mattina sono in giro per l'Italia a fare traduzione e trasferimenti. Voi immaginate con 70 milioni di euro quanti cancellieri, segretari, assistenti e polizia penitenziaria potremmo assumere ogni anno. D'accordo? Sapete cos'è successo? Questo governo lo ha messo nel mille proroghe. Questo? Sì. Cioè l'ha messo nel mille proroghe e quindi non è stato approvato? No. Fantastico. Andiamo avanti. Arrivate da Reggio Emilia. Hanno avuto un incontro, Reggio Emilia l'abbiamo conosciuta, chi legge i giornali per il processo Emilia, la grande avanzata dei can di Cutro. Ecco, nei tuoi libri, come l'hai raccontata, anche nell'ultimo, Storia segreta dell'Andrangheta, quella che Sciascia chiamava la linea della palma? Sciascia diceva
che c'era questa linea della Palma, cioè il sud che avanzava man mano verso il nord. Dove è arrivata la linea della Palma? Ma io direi che bisogna cambiare questo paradigma di Sciascia, perché quando si parla di radicamento della mafia si parla di un incontro e c'è una linea della Palma che da sud sale verso il nord, ma c'è una linea della Stella Alpina che da nord scende verso sud, perché il radicamento è sempre frutto di un incontro. Durante l'operazione Emilia noi abbiamo visto che sono stati gli imprenditori emiliani ad andare dagli 'ndranghetisti e non viceversa, anche perché in Emilia-Romagna, come in tante regioni del centro-nord, molti si cullano con l'idea degli anticorpi sociali e nessuno mette in discussione l'esistenza degli anticorpi sociali. Quelli che vengono meno sono gli anticorpi economici, perché, come dicevo prima, le mafie si trasformano in agenzia di servizi e quindi vanno ad offrire manodopera a basso costo, vanno ad offrire servizi a prezzi stracciati, e c'è chi accetta questa logica perché l'interesse è quello di minimizzare i costi e massimizzare i profitti. Noi abbiamo ascoltato durante l'operazione Emilia frasi del tipo: se vengono da noi significa che hanno bisogno di noi. Perché c'è stato un momento particolarmente difficile, però c'erano stati anche degli indicatori che sono stati ignorati. Io e Nicola Gratteri abbiamo denunciato questa situazione già da mi pare fossero 10-12 anni fa, e c'è stata una forte reazione da parte degli amministratori locali. Hanno definito le nostre denunce inutili allarmismi, ed invece c'erano degli indicatori. E quali erano gli indicatori che andavano secondo noi presi in considerazione? Voi sapete che quella è una zona particolarmente ricca del nostro paese. In quegli anni stavano entrando in crisi tutti i settori vitali, dalla ceramica all'edilizia, eppure Banca Italia segnalava un dato anomalo, e cioè un aumento del 29% nei depositi bancari. Era chiaramente un'anomalia. Se i settori vitali devono licenziare, come fanno poi i cittadini del luogo a depositare soldi ed avere questo anomalo incremento rispetto al resto del paese? Il problema è che noi ci siamo per troppo tempo cullati con la storia del confino di polizia e dei soggiorni obbligati, come se le mafie fossero una sorta di agente patogeno, quindi un virus che andava ad infettare territori sani ed immuni dalle logiche mafiose. Ed invece abbiamo visto che non ci sono purtroppo regioni immuni al contagio mafioso, perché ci sono pochi politici, imprenditori che riescono a fare a meno dei voti e dei soldi dei mafiosi. A me a questo proposito ha colpito molto, non è mai stato indagato, niente, ma l'ex sindaco di Reggio Emilia Del Rio, che quando fa la campagna elettorale va in Calabria. Ora, tu sei calabrese, lui è calabrese, la Calabria è piena di bravissime persone e questo non bisogna dimenticarlo. Però secondo me uno lo sa in che rischi si va a cacciare, perché sa perfettamente che quello è uno dei momenti in cui le organizzazioni criminali cercano di far valere il loro peso, immagino nemmeno presentandosi come tali, ma presentandosi come persone che sono in grado di spostare dei pacchetti di voti. Vista da fuori, tu la vedi dall'Italia ma anche da fuori, quanto è comune secondo te, o forse sta ancora peggiorando, questa indifferenza da parte della nostra classe politica di accettare il rischio, neanche fare l'accordo, accettare il rischio? Sì, quello che si nota sempre di più è che sono cambiati gli equilibri. Un tempo erano i mafiosi ad andare a chiedere il sostegno, il favore del politico, no? Avevano bisogno di sistemare un parente, avevano bisogno di risolvere qualche problema locale. Oggi sono sempre più i politici ad andare a cercare il sostegno
dei mafiosi, e questo si nota dappertutto. E come diceva giustamente Nicola Gratteri prima, la mafia non ha ideologia, l'unica cosa non vuole mai stare dalla parte dell'opposizione, e quindi per esempio vota per i candidati del centro nord in Lombardia, per i candidati del centro sinistra in Piemonte, e lo vediamo dai consigli comunali che sono stati sciolti, in Brescello, in Liguria, nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte, un po' dappertutto. Quindi è una logica che sta prendendo sempre più piede. I politici, forse perché legati troppo alle poltrone, quando sentono di perdere il potere che hanno sempre gestito, fanno dei compromessi anche con chi gestisce denaro e voti in quei territori. E questo è un aspetto che si coglie un po' dappertutto, forse perché c'è un abbassamento dell'etica, della morale, forse perché molti politici stanno diventando cinici, attaccati alle poltrone, sono professionisti della politica, e la politica purtroppo in Italia è diventato un privilegio. Dalle mie parti è servizio, perché nessuno ha interesse ad entrare in politica e a restarvi per tutta la vita, perché chi fa politica lo fa perché si espone in quel determinato periodo, ma dal punto di vista finanziario ci perde, perché un libero professionista guadagna 10 volte di più rispetto ad un politico. I soldi non sono quelli che guadagna un politico italiano, quindi se uno decide di scendere in politica lo fa con lo spirito di servizio, per avere visibilità, ma per tornare subito nel settore privato, perché è un lavoro. Io l'altro giorno sentivo dire in Emilia-Romagna, a mo' di battuta ma non tanto, dice: adesso ci sono le elezioni e se alcuni dei sindaci perdono, adesso non ci sono più le società cooperative a poterle assumere. Ecco, vedete, è un giro, un circolo vizioso dal quale è difficile uscirne. Dottor Gratteri, lei allo scorso governo aveva presentato questo articolato, però io ricordo, lei doveva essere ministro di Grazia e Giustizia. Renzi, io ero molto contento di questa idea, disse che lei lo sarebbe stato. Ci racconta come andò e come non lo è diventato, perché probabilmente molti ragazzi qua non lo sanno. Beh, io ho incontrato per la prima volta Renzi la sera prima che andasse dal Presidente della Repubblica, e mi ha contattato, mi ha chiesto di incontrarlo. Sono andato a Roma, abbiamo discusso 2 ore e mezza, 3 ore meno un quarto di riforme, cioè la mia ricetta. Era curioso di sapere cosa pensavo io del sistema, e quindi ho raccontato un po' la mia rivoluzione, le mie idee. E lui ha detto: lei deve fare il ministro. E io ho detto: guardi, io non penso che queste mie riforme possano passare, lei non ha una maggioranza per far passare queste riforme. No, dice: guardi, io scendo, io mi siedo lì, là, a fianco a lei, queste cose devono passare, sono le cose rivoluzionarie, dobbiamo cambiare l'Italia, eccetera. E poi gli ho detto: io, come fa il ministero? Non è che tutta quella gente che c'è al ministero è troppa, ma ci vuole gente che dorme anche col computer, con internet, ci vogliono dei rivoluzionari, dei maghi. Dice: lei a carta bianca può cacciare tutti e mette tutte le persone che vuole. Cioè, ogni cosa che io ponevo, lui, pur di farmi dire di sì, ok, tutto ok. Quindi poi era tardi, non ci sono aerei, trovo un albergo, dormo a Roma. La mattina scendo giù in Calabria, vado in ufficio. Alle 4:15 mi chiama il Presidente, dice: Presidente, sto andando dal Presidente della Repubblica, lei è nell'elenco dei ministri, siete 8 donne e 8 uomini. Dice: allora lei non è che poi si tira indietro. Guardi, io sono una persona di parola, se noi rimaniamo come siamo rimasti questa notte, per me va bene, proceda. Cioè,
ad essere sincero, credete, non è che era una cosa alla leggera, cioè io soffrivo, non ho dormito la notte perché io amo in modo viscerale il mio lavoro. Io ho detto sì perché per un minuto mi sono illuso dell'idea di un sogno che, cambiando il sistema penale, processuale e detentivo, noi avremmo potuto abbattere del 70-80% mafia, criminalità organizzata, corruzione. Credete, avevo delle idee che ai delinquenti sarebbe convenuto emigrare, non stare in Italia. E niente, mi ha chiamato, dice va bene, allora io procedo. E c'erano l'ufficio, già si sapeva, già sui giornali, che il Fatto Quotidiano è molto informato, era molto informato. Già era uscito il nome mio, la foto mia, quella di Cantone, quindi tutti... Diciamo che erano, il governo entrante ci teneva molto a farlo sapere. Sì, sì, è vero. E questo, allora, questo spingerà ad altre ulteriori riflessioni. Infatti poi avevano messo in crisi il Fatto Quotidiano, che non poteva poi parlare male, no? Dici, quando io ho visto che non uscivano da quella porta, non si apriva, era passata un'ora, ho detto staranno litigando per me. Sì, figurati, staranno litigando per me. E infatti dopo poco mi chiama il ministro Delrio, dice senta dottore, qui c'è il presidente che non vuole, dice che lei è un pubblico ministero troppo caratterizzato, quindi non può fare il ministro. Vabbè, io sono stato a litigare per me, sta tranquillo, e ho continuato a lavorare. Però questo lui non lo sa, c'è l'altro retroscena. Il presidente Napolitano dice di no al magistrato, eccetera, ma contemporaneamente Renzi, da quello che ci raccontano, durante questa discussione gli dice bene, tu mi dici no a Gratteri, però io a questo punto dico no a Emma Bonino, perché lui non voleva Emma Bonino. E quindi, diciamo, dal suo punto di vista esce fuori dicendo ho perso Gratteri, però sono riuscito a sostituire Emma Bonino, che era troppo forte. Questo porterebbe ad altri pensieri, però non li vogliamo fare. Perché sapete, House of Cards l'avete vista, la politica è piuttosto complicata, però questo è un fatto storico, gli altri sono solo pensieri, assolutamente. Antonio Nicaso, corruzione. Sì. Sono due facce della stessa medaglia, secondo le vostre ricerche, o no? Cioè, quale differenza c'è? Io quello che leggo e vedo è che si spara sempre meno e si paga sempre di più. Però quelli che pagano, a differenza di quelli della maggior parte di quelli di Tangentopoli, qualche volta sono in grado anche a sparare. Quali differenze? Allora, diciamo che ci può essere corruzione senza mafia, ma non c'è mafia senza corruzione. E quindi sono d'accordo con te, sono due facce della stessa medaglia, perché la mafia è un sistema criminale che si basa soprattutto su una capacità relazionale. E quindi... bisogna in un certo senso comprenderla e capirla. Io quando la devo spiegare ai miei ragazzi negli Stati Uniti utilizzo la formula chimica dell'acqua per dire che i due atomi di idrogeno rappresentano la violenza e l'atomo di ossigeno rappresenta il rapporto con il potere. Se uno si mette a sparare e spara continuamente, crea allarme sociale e non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte perché la violenza attrae l'attenzione dei media, l'attenzione delle forze dell'ordine. È molto più facile utilizzare la corruzione e quindi corrompere, anche perché voi dovete pensare una cosa, che l'Ndrangheta oggi, anche se non gestisce l'aspetto del trasporto, perché ormai si affida ad organizzazioni come la mafia albanese, è una delle organizzazioni che riesce a gestire il traffico internazionale di cocaina, ha rapporti con le BACRIMS in Colombia, con l'organizzazione che ha sostituito le FARC, quindi l'autodefensas gaetanista, ha rapporti con le Fichas Bolivariane, ha rapporti con i superstiti di Sendero Luminoso.
Oggi è un'organizzazione che addirittura si permette di dire a dei cartelli colombiani: noi siamo disposti a pagarvi anche in bitcoins. Ma ormai i bitcoin stanno calando, ma comunque per dirvi, usano anche e sono nella condizione di usare anche criptomonete. Quindi con tutta questa liquidità, che è naturalmente concentrata nelle mani di pochi, è chiaro che è molto più semplice corrompere che sparare, perché vedete, stanno cambiando le dinamiche della criminalità organizzata. Il passaggio epocale dal punto di vista storico è stato il passaggio dal furto all'estorsione. Il furto è un'attività predatoria che nell'ambito dell'economia era una sorta di economia redistributiva, perché i soldi da una tasca passavano all'altra. L'estorsione dà potere alle mafie, perché scimmiottano lo Stato e impongono una tassazione. Oggi non chiedono più il pizzo, perché per esempio in molti paesi del mondo impongono prodotti, per esempio in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, in Germania, in Svizzera, in tanti paesi europei, piuttosto che chiedere 1.000-2.000 euro al ristoratore, gli dicono: tu devi utilizzare questo vino, devi utilizzare questo caffè, devi utilizzare questa pasta, devi utilizzare questa salsa di pomodoro. Perché? Perché hanno società di comodo con prestanome che sono coinvolte molti nell'import-export, e quindi non hanno la necessità di chiedere denaro e in caso di rifiuto danneggiare quell'attività, perché si crea una sorta di tacito compromesso tra il ristoratore e il mafioso. E quindi stanno cambiando le dinamiche della criminalità organizzata. C'è un'evoluzione anche nelle mafie, c'è una sorta di darwinismo criminale, si evolvono e quindi hanno capito che meno fanno rumore e più riescono a muoversi sotto traccia ed essere più efficaci, anche perché da parte del legislatore c'è ancora la percezione che le mafie esistono solo quando sparano. Quando non sparano non danno fastidio. Darwinismo, ma in questo darwinismo cos'è successo in questi anni? Perché abbiamo assistito all'apparente declino di Cosa Nostra e invece abbiamo assistito a una mutazione darwiniana, come ci raccontava Antonio Nicaso, molto profonda da parte dell''ndrangheta? Cioè, è più brava l''ndrangheta a sopravvivere, oppure i magistrati e le forze dell'ordine, la società italiana a un certo punto si è occupato tanto della mafia, si è occupato tanto di mafia, Cosa Nostra, Cosa Nostra, Cosa Nostra, e ha sottovalutato colpevolmente la mafia calabrese? Perché è successo? Parliamo di una serie di concause. Intanto in quella fase storica Cosa Nostra è stata sfortunata, perché ha avuto come capo un cretino, certo. Perché Riina era un folle e infatti era l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra, perché Riina era un disturbato mentale che pensava con lo stragismo di poter dettare l'agenda allo Stato, mentre altri capi di Cosa Nostra nei decenni precedenti, nei secoli precedenti, come le altre mafie, hanno sempre cercato accordi con lo Stato, sempre accordi con l'amministrazione. Quindi la politica criminale di Riina è stata perdente e lo Stato è stato costretto a mandare di tutto di più, anche il superfluo, in Sicilia per contrastare Cosa Nostra. E l''ndrangheta è stata sottovalutata da chi? Sottovalutata da tutti. L''ndrangheta è stata sottovalutata dai magistrati, dalle forze dell'ordine, dai giornalisti, dagli storici. Tutti l'hanno descritta e dipinta come una mafia stracciona di pecorai e di sequestratori di persone, quando in realtà è una mafia che ci risulta essere sempre stata con il potere, abbracciata al potere, e c'è stato sempre un mutuo soccorso con il potere. Noi abbiamo trovato in precedenti, facendo ricerche di precedenti nostri libri, dei senatori della Repubblica, su carta intestata, ad esempio senatore Camagna di Reggio Calabria, su carta intestata, e poi la città gli ha dedicato una piazza, che ringraziava i mafiosi per il sostegno elettorale.
Noi abbiamo trovato dei documenti, dei processi. Posso interromperti? Sì. Antonio Padellaro non mi ha voluto dire il nome, ma mi ha raccontato che da ragazzo, a casa di un importante ministro democristiano, in un ricevimento, a un certo punto vede che fanno la fila e facevano la fila per sostanzialmente baciare la mano o salutare un importante Piromalli, credo che fosse un uomo Piromalli, a casa di un ministro della Repubblica di C. Lui presente perché era un ricevimento e rimane così. Sì. Quindi questo noi abbiamo visto dei testimoni in processi per omicidi, in processi per omicidi dei politici, dei notabili calabresi che andavano in udienza per garantire, per dire quella è una persona per bene, una persona distinta, a modo. Anche dei preti sono andati in udienza per dire, per elogiare e raccontare le virtù di questo imputato, ma questo non nel 1800, anche nel 2012-2013 a Locri. Ora, tutta questa serie di concause hanno portato a che la 'Ndrangheta diventasse, si imponesse di più sul mercato internazionale, anche perché poi nel frattempo, negli anni 90, cominciando a cambiare usi, costumi e consumi, c'è un'omologazione di consumo di droga, un'omologazione di cocaina, la 'Ndrangheta era già pronta sul pezzo, perché già con i soldi dei sequestri di persona, oltre ad essersi comprato la ruspa, il camion per fare un momento terra, trasporto di inerti per il 15 centro siderurgico, il porto di Gioia Tauro, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'equichimica di saline ioniche, ma i soldi dei sequestri erano veramente tanti, sono stati centinaia di sequestri di persona dal 75 all'85-90. E con questi soldi cosa ha fatto la 'Ndrangheta? Ha intercettato il cambiamento di gusti nel mondo occidentale, la cocaina è diventata una droga di massa e quindi ha mandato dei giovanotti in Sud America a vivere lì, non a viaggiare, a vivere lì, a sposarsi e a vivere lì. E il loro compito era ed è quello di comprare cocaina al prezzo più basso. Io lo scorso anno, io prima dell'estate, sono stato a Rotterdam in un incontro in una 3 giorni che ogni anno 140 paesi del mondo si incontrano in uno di questi 140 paesi del mondo con la DEA americana, sponsor anche la DEA americana, per discutere delle nuove tecniche di contrasto al narcotraffico, per discutere dello stato dell'arte. Io ero lì per l'Italia, avevano invitato me. Allora, sento, parlano tutti. E tutti parlavano, c'erano brasiliani, americani, tedeschi, russi, c'erano tutti. Tutti dicevano, in Colombia, Bolivia e Perù, che la cocaina la pagavano a 1.800 euro al chilo, con un principio attivo del 98-99%. La 'Ndrangheta, poi sono intervenuto io, ho detto la 'Ndrangheta le paga 1.000 euro al chilo. Quindi era l'unica mafia nel mondo, compreso i messicani, compreso, che noi abbiamo fatto anche indagini sul cartello del Golfo, i Zetas, i terroristi, l'unica mafia al mondo che compra la droga a 1.000 euro al chilo e una delle poche che prende la droga in conto vendita, cioè prende la cocaina, la vende e poi la paga. Questo vi dà il senso della credibilità, anche perché in alcune parti della foresta amazzonica la 'Ndrangheta è in coproduzione con i cartelli colombiani. E inoltre, oltre a questa coproduzione, vi è anche il dato che la 'Ndrangheta riesce a farla. Vi racconto un altro esempio per dirvi qual è il rapporto di forza in questo momento sul piano internazionale tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra. Qualche anno fa ho fatto un'indagine su un traffico internazionale stupefacenti. C'era un grosso broker della 'Ndrangheta che si chiama Pannunzio Roberto. Questo aveva comprato una nave lunga 110 metri e portava la cocaina in Europa da 3.000 a 5.000 kg per volta.
A un certo punto, Cosa Nostra va a comprare cocaina. E cosa succede? Parte la cocaina e uno dell'organizzazione rimane lì sequestrato un mese, due, fino a quando la cocaina non arriva in Europa e i soldi non arrivano in Sud America. Siccome questi soldi non arrivavano perché la cocaina era stata sequestrata, lo stavano per ammazzare. Si chiamava Miceli Salvatore. È intervenuto un capomandamento, Mangiaracina, uno che ha partecipato a discutere se fare o meno le stragi, quindi stiamo parlando di Cosa Nostra di Serie A. È intervenuto Mangiaracina per liberarlo, non ci sono riusciti. È bastata la parola di un broker dell''ndrangheta, non di un capomafia dell''ndrangheta, di un broker, ha garantito lui, no, dice liberato, non preoccupate, i soldi ve li daranno, ve li porteranno. E questo broker che io ho arrestato 3 volte in giro per il mondo, Come 3 volte? È sempre uscito? 3 volte perché, No, cioè, no, è una cosa, speccano una volta no, tre sola. volte. Allora, lui era stato, Questo è Pannunzi. Pannunzio Roberto, aveva una condanna definitiva da parte, qui, un processo celebrato qui a Perugia, a 16 anni e mezzo di carcere. Viene arrestato e simula che era malato di cuore. Perché simula che era malato di cuore? Perché noi lo e quindi viene Cacciare. mandato in una clinica alla periferia di Roma per operarsi al cuore, agli arresti domiciliari. Ora, voi immaginate uno che deve fare 6 anni e mezzo di carcere se sta nella clinica. Quindi scappa. Io lo stavo indagando per questa indagine Igres, lo stavo indagando, lo intercettiamo. Lui aveva 60 anni ed era fidanzato con una ragazza che aveva 22 anni. E questo, avevo messo l'intercettazione l'ambientale nella stanza da letto e per cercare di capire il traffico, come si muoveva. A un certo punto, quindi lo arrestiamo. Lo arrestiamo, il giudice di sorveglianza vuole di nuovo mettere l'arresto domiciliare perché questo portava documentazione che si doveva operare al cuore. Io gli dico: guarda che non è malato di cuore. E lui Anche insisteva. perché io avevo le microspie in E camera allora e era molto attivo sì, dice, ma e guarda. aveva 60 anni, però ero Dice, ma guarda attivo. la documentazione, allora che faccio? Vi dico la verità, faccio un CD e gli mando un CD Ah, a allora è Marisette. proprio. CD a Marisette. Dico, guarda, senti il CD e dimmi tu se questo è in pericolo di vita. Allora, comunque non è bastato questo. Lo scarcerano, evade nuovamente e dopo un anno e mezzo lo arresto alla periferia di Madrid mentre andava a cena, lui, il figlio e il marito della figlia, a cena da una contessa a Madrid. E lo arrestiamo, lo portiamo in Italia, andiamo in carcere. E dico, ma perché non vi pentite? Ormai voi avete già 61, 62 anni, voi morirete in carcere, non ce la fate. No, io esco. E come fate a uscire? Non potete uscire. Dici, io esco. Dici, io ho tanti di quei soldi. E poi gli facevo, ma come fate voi ad avere, giravate da solo a Bogotà e una volta vi hanno fermato, ma chi vi ha fermato? Dice, l'esercito colombiano. E come ve ne siete andati? Dice, io viaggio sempre con una valigetta piena di soldi. Quando mi fermo, chiunque mi ferma, gli do la valigetta. Se non basta la valigetta, io ho un salvavita qui al. E cos'è questo salvavita? Era un diamante. Io gli do il diamante e me ne vado. E dici: fatemi uscire, dottore, vi faccio sequestrare 3.000 kg di cocaina al mese. No, gli ho detto, voi dovete parlare, voi da qui non uscite. No, io esco, non uscite. Dici: io ho tanti di quei soldi. Che riempio sta stanza, vi sotterro questo soldo. Voi morirete in carcere. No, io esco, io esco.
Non ci crederete, dopo pochi mesi esce nuovamente. E questa è storia? Evade, sempre stessa malattia. Evade. Evade. E lo cerchiamo nel mondo. A quel punto io veramente mi arrabbio. Mi arrabbio. Vedo, vado in Sud America, mi rivolgo ai miei contatti, coinvolgo la Dea americana, vado, giro i paesi del Sud America dove ho punti di riferimento importanti nella polizia giudiziaria, nella magistratura. E dopo più di un anno riusciamo a intercettarlo. Lo intercettiamo a Cucurutu e lui viveva al confine tra il Venezuela e la Colombia, perché in Venezuela noi non possiamo entrare, che ci ammazzano, no? È da anni che è off limits il Venezuela, anche se formalmente voi potete entrare, ma no, perdiamo tempo. Quindi lui cosa faceva? Stava in Venezuela, quando doveva fare affari veniva in Colombia. Riusciamo a creare una trappola, perché eravamo interessati a comprare cocaina, viene lo blocchiamo in un supermercato. Appena lo blocchiamo in supermercato c'era il migliore uomo che io ho nella direzione centrale dei servizi antidroga, è andato lì, questo è veramente un fuoriclasse, appena lo vede questo qua gli offre 5 milioni di euro per farlo liberare, ovviamente lo prendiamo e lo portiamo in Italia. Allora, siccome non c'è il volo diretto, perché grazie a Dio l'Italia ha perso pure il volo diretto Bogotà-Roma, e quindi per arrivare dal Sud America, per arrivare in Italia, dovete andare o a Madrid o a Francoforte o a Parigi o a Londra. Allora, la mia paura qual era? Che a Madrid poi simulava che stava male per non venire. E quindi mando guardia di finanza lì a un medico della guardia di finanza, dico guardate gli mettete una flebo, l'ossigeno, cosa. questo deve salire sull'aereo. Quando infatti me lo telefonate, dice dottore, è salito, ok, mo no, non c'è il problema. Io mi trovavo in Montenegro, torno dal Montenegro, stavamo facendo un'altra rogatoria e ci fermiamo all'aeroporto di Roma. L'aeroporto di Roma dice, quando arriva, dice dobbiamo mandarlo a Civitavecchia, al carcere Civitavecchia, no, forse non avete capito. Questo deve andare al 41 bis stasera, era sabato sera. Dice, ora dove troviamo il ministro che firma? Chi firma il 41 bis? E non è un problema mio, fuori ci sono 15 telecamere. O trovate a firmare o io esco fuori qua e dico che non c'è nessuno che può firmare. Così è stato, l'hanno trovato e io ovviamente come tutti i capi di Stato vado con un pullman di quelle che vediamo tutti e vado sotto l'aereo per riceverlo. Lui mi vede, oh dottore come state? E dico... E Pannunzi adesso è in carcere e non ha intenzione di collaborare perché pensa ancora di riuscire a uscire. No, ogni tanto Simola che sta male, l'altra volta Simola che sta male e l'hanno portato in ospedale 50 uomini, penso 50, doveva fare la scintografia. Il primario dice ci vogliono 6 giorni, io ho capito. Sì. 6 giorni. Allora gli ho detto voi state lì fino a quando... Allora il primario dice, ma voi in questo modo mi impedite di lavorare, perché gli ho messo 2 nella stanza, 2 nella cosa, e dice, ma il procuratore ci ha detto che di non muoverci da qui fino a quando non è pronta la scintografia. Dopo poche ore era già fuori. Aveva finito la... Mi viene in mente una domanda rispetto a tutto questo però. Abbiamo scritto l'anno scorso, un paio di anni fa, eccetera, episodi purtroppo anche di magistrati corrotti dall''ndrangheta, sì. Donne, eccetera. Quant'è, secondo lei, dal suo punto di vista, la forza della perversione delle organizzazioni criminali nella magistratura? Purtroppo c'è. Allora, intanto i magistrati, le forze dell'ordine, non sono dei marziani, non vengono da Marte, noi siamo persone come voi. E questo lavoro, questo mestiere, è l'unico mestiere che vi consente, se volete, di essere veramente liberi.
La cosa più bella di fare il magistrato, sapete qual è? Che non si dipende da nessuno. E io non capisco come certa gente, appena vince il concorso, la prima cosa che fa è cerca di trovare una corrente, una cosa. Ma rilassatevi, godetevi la vita, è così bello essere liberi, alzarsi la mattina e dire quello che si pensa, dire quello che vuoi. Un giorno parli bene, perché perché ingabbiarsi? State liberi, è la cosa più bella è la libertà. E io sono una delle persone più libere del mondo, credete? Cioè io anche per discutere, per andare in bagno, dobbiamo discutere come, quando andare in bagno, in quale bagno fermarsi. Però io sono libero. La libertà non è la fisicità, il problema del movimento, stare fermo, chiuso, immobile in una stanza. Io posso stare in una stanza anche 10 anni, non è quello il problema. Il problema è essere libero di scegliere nella testa. E allora, perché un magistrato si deve far corrompere? Perché non esistono alibi, non esistono giustificazioni. Perché intanto il magistrato viene pagato bene, c'è uno stipendio che consente di vivere bene. È un lavoro bellissimo, emozionante. Io provo le emozioni come 30 anni fa. E allora perché andare a uscire a frequentazioni? Cioè, l'idea che uno si deve mettere in testa è che il magistrato non può mai essere ricco. Se a te piacciono i soldi, non puoi fare il magistrato, vai a fare il notaio, vai a fare un'altra cosa, vai a fare il magistrato. Tu vai il magistrato, devi fare il magistrato se, per altri valori, per altri ideali. E quindi io non riesco a immaginare, a capire, io non c'è giustificazione. E infatti guardate che molte volte i magistrati, noi magistrati siamo feroci quando ci sono colleghi magistrati indagati o imputati, è terribile, perché un magistrato corrotto ci fa perdere 10 anni di credibilità. Antonio, tu prima di insegnare hai iniziato come giornalista. Forse noi non siamo tanto feroci con i giornalisti, con i nostri colleghi che parallelesemente, non tutti in qualche caso, prendono delle posizioni che sono chiaramente delle posizioni in favore del potente, in favore anche della criminalità organizzata. Tu sei calabrese, no? Ci sono degli ottimi giornalisti in Calabria, ci sono anche dei giornalisti, diciamo, discutibili, per utilizzare un eufemismo. Ecco, tu che la vedi da fuori, che sei un cervello in fuga, la vedi migliorata o peggiorata questa situazione rispetto al passato? Ma io vedo molti giornalisti che hanno la necessità di schierarsi, come se l'appartenenza fosse la cosa più importante, no? Dipendere da qualcuno, essere legato a qualcuno, essere in quota a qualcuno. Quello non è chiaramente il mio giornalismo, non è il tuo giornalismo, e anche se io non faccio più giornalista. Vedete, c'è anche una differenza tra il giornalismo italiano e il giornalismo americano. In America nessuno direbbe io sono giornalista, anche perché non c'è un ordine che lo certifica. Si dice io faccio il giornalista e lo faccio fin quando esercito quella professione. Quando non esercito quella professione non faccio il giornalista. Ed è grave l'idea che bisogna sempre legarsi a qualcuno, perché poi si fanno delle figure incredibili. Spesso si va alla ricerca del sensazionalismo. Tu citavi il processo Emilia, io l'ho detto più volte a Reggio Emilia, quando ho visto in Canada il notiziario oppure i siti dei principali
giornali raccontare il processo Emilia e la sentenza, l'unica cosa che è emersa è stata lo sfogo del campione del mondo Iaquinta, no? Che era stato condannato, e non invece le collusioni politico-imprenditoriali con l''Ndrangheta, il più grande processo di 'Ndrangheta nel centro-nord. E io sono dell'avviso che l'informazione è un aspetto importante, il diritto all'informazione è sancito anche dalla nostra Costituzione, e l'informazione è fondamentale in un paese libero, e il giornalista ha una grande responsabilità. Intanto non dovrebbe mai stare dalla parte di chi governa, dovrebbe stare sempre a fare da pungolo a chi governa, non schierarsi, perché il giornalismo militante non è mai convincente, e quindi secondo me dovremmo cercare di interrogarci sul giornalismo e sul modo di farlo. Purtroppo a farlo spesso sono giovani che vengono sottopagati, giovani che vengono sfruttati, e oggi fare il giornalista è veramente difficile. Una volta si sognava nel fare il giornalista, era un sogno. Oggi anche quando si riesce... Ma quando tu sei arrivato al Corriere Canadese, il tuo primo stipendio cos'era? Ma il mio primo stipendio è stato... Quando ti hanno assunto proprio? Allora, dopo che mi hanno assunto, mi hanno dato $24,000, che era quasi al di sotto della soglia della povertà. Ah, era basso? Sì, era molto basso. Rispetto al costo della vita di Toronto, sì. No? Poi è chiaro che lo stipendio è aumentato, però c'era quella voglia di poter fare, quella voglia di poter raggiungere un sogno lungamente accarezzato, era il mio sogno da bambino. Poi naturalmente ho pensato di fare altro, però ci vuole molta passione per fare il giornalista, e per fare il giornalista bisogna fare sacrifici, e bisogna tenere conto di una cosa, che non bisogna legarsi mai a qualcuno e a qualcosa. Il giornalista deve essere libero, libero dentro, e deve avere come datore di lavoro soltanto il lettore. E quindi chi ha voglia di fare il giornalista deve capire che è un ruolo fondamentale e importante in un paese, e soltanto se si è liberi dentro si riesce a fare questo lavoro con passione, con coerenza e nel modo migliore, come dovrebbe essere. Dottor Gratteri, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Lei ci diceva che se lo Stato, un discorso molto bello, secondo me molto utopico, cioè molto vero, diceva, lo Stato italiano se volesse potrebbe ridurre dell'80% la presenza della criminalità organizzata. Poi ci ha anche raccontato però quanto sia pervasiva la criminalità organizzata nei confronti di quelli che sono chiamati a fare le leggi, e quindi è piuttosto complicata come cosa. Ecco, ma lei pensa che sia più complicità o più ignavia da parte del legislatore? Questo cambia in base ai momenti storici, e cambiano le percentuali. Sì. Non possiamo sempre dire che è ignavia, non possiamo sempre dire che è complicità. Spesso c'è anche incompetenza, e non c'è l'umiltà di ammetterlo e di attorniarsi di persone capaci, di persone idonee alla funzione, e questo è un limite, perché capita spesso a chi non è allenato al potere di soffrire di vertigini, e quindi ha bisogno di attorniarsi di maggiordomi che gli dicono: quando sei bravo tu sei il migliore, tu sei meglio di te non c'è nessuno. E non c'è peggiore cosa di un leader che ha bisogno di adulatori. Grazie a tutti, grazie per questo incontro. Arrivederci. Noi ci siamo incontrati.